con la quale saremo spesi in più di penitenza nel ricordo del nostro battesimo. E saranno spese anche le pareti per la chiesa di Santa. Crediamo soprattutto con scelta che siamo noi, riuniti nella fede e la carità, a costituire la chiesa amici, sempre testimoniando il mondo della voce di Dio per tutti i popoli. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, per cui metto amore per gli uomini non solo in sostegno con la tua provvidenza, ma con l'evoluzione del tuo spirito dei limiti del peccato, e che ti conduci sempre a Cristo Salvatore e Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso nel calore delle acque del battesimo, muoia con Cristo e risolva innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo e dei veri di cui. Benedici e santifica e sacro, che verrà spesso su di noi e sulle pareti di questo tempo, perché sia segno della lavoro battesimale e ci fa in Cristo nuova verità e tempo vivo del tuo Spirito. Concede che per gli oggi nell'anno di questa Chiesa e a quale il futuro che celebrerà i Santi Misteri di giungere insieme nella Gerusalemme del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh,
E
decisamente al marito. Io so che è un uomo di Dio, un santo, lui che passa sempre dalla vita. Facciamone una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, dentro dal mondo, vi si potrà ritirare. Un giorno, che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. E il servo disse a Gesi, il suo servo, che cosa si può fare per lei? Gesi disse, purtroppo lei non ha un figlio, è suo marito è vecchio. E il servo disse, ciao, la chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. Parla di me. Quando che sempre l'amore si vuole, quando che sempre l'amore si vuole, canterò l'amore del Signore di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la terra, perché ho detto è un amore edificato per sempre, nel cielo degli stati della tua terra. Thank you.
Aggiungere
interessa questo luogo. È bello per noi salire qui, è bello per noi far conoscere questo luogo. In questo momento storico particolare, la presenza rappresentativa qui del Tempio Santo ci ricorda quanto dobbiamo essere grati al Signore per i suoi benefici, per i suoi benefici, per la forza che concede al Signore. Sicuramente voi vi sentite in rappresentanza, non vi sentite di dimenticare, ma dovete sentire la responsabilità di rappresentare quanti, e sono tutti gli amici, avrebbero dovuto essere questa sera il capolavoro. E questa responsabilità è che in modo che preghiamo per tutti. Che faccio? Non ci siamo pregiati, abbiamo la responsabilità e trasformiamo questa responsabilità in preghiera per tutti. E volevo dire la parola, non solo qua. L'Andrea ti piacciono le cose belle e si spende per le cose belle, questo che non dimostro questa sera, e comunque che vedessi da meglio che non deve Simone, vescovo originario di Lutella, ma è il suo terapeuta, ho avuto dei cavalli a salvare. Io ho messo, ho obbedito, il vescovo obbedisce i preti, io mi prego al vescovo, questa è una parentesi. Io ho messo, ho obbedito, però voglio dire che in questo momento il mio pensiero va a tutti i cittadini di Tellesi americani. Voi rappresentate i Montellesi che stanno giù, che stanno dentro, rappresenta tutti i Montellesi americani, soprattutto in America. E però c'è un pensiero particolare. Le generazioni che conoscevano il Santissimo Salvatore ormai sono quasi tutte andate su a vederlo nella gloria. E voglio questa sera permetto di sentire il nome di un'altra di un Teresi americano, pregando perché i loro nipoti possano conoscere Gesù. E se il racconto del Santissimo Salvatore di Montella può essere utile a questo, ben bene. Però voglio pregare perché loro, in una società così secolarizzata e così scritta in carta, possano conoscere Gesù. Non più come un ricordo dei nomi, ma come un incontro vivo di fede con Gesù vivente, in mezzo al suo popolo, Gesù vivente tra i uomini, Gesù vivente, dove tu c'è bisogno di sentire la presenza di Dio. E così ci andiamo verso la gloria che non si dà. Sentire la presenza di Dio. Questa donna vissuta nella sua vita ha visto in sé profeta la presenza di Dio. Perciò ha convidato mio marito a accoglierlo nella casa come ospite e l'ospitalità è santa. E ha fatto per lui una piccola stanza superiore perché possa avere un luogo dove rimanere presente e assicurare la presenza e la benedizione di Dio. Ora mi permetto di fare questo passaggio che si dovrebbe rimanesse un po' nella nostra immaginazione. Il santuario del Santissimo Salvatore è per Montella e deve essere sempre di più la stanza superiore che è sempre che è stata preparata. Noi oggi abbiamo dato un contributo a questa stanza superiore, superiore
nostro amico, che vuole una stanza superiore. E lo spiegare il nome di Dio, perché sapeva che il nome di Dio indicava protezione per la sua casa. Ma il nome di Dio ha significato tanto per la sua casa. Ha significato per me che non manca quella casa. Perché la benedizione di Dio è vita, e in quella casa mancava la vita. Per cui questa presenza accoglie. Questa presenza a volte è curata, questa presenza a volte è costruita, ha portato in quella casa la vita. E questa coppia, la notte, ha avuto tre pace sulla vita. Quindi questa stanza superiore, che nei secoli con te l'ha costruito, è il segno di benedizione, di protezione, ma deve essere un continuo stimolo alla fecondità della vita, la fecondità delle generazioni, sicuramente, innanzitutto questo, ma qui la fecondità di una vita che è vissuta nella sua pienezza, nella sua pienezza di bene, nella sua pienezza di grazia, nella sua pienezza di amore, non sono parole vuote, sono parole che potremmo rendere ciascuna con un contenuto di vita. Lo presente di lei, certo, perché cerchiamo di vedere, lo cerchiamo nella volontà di Dio, è un presente di grazia, perché vogliamo essere sorretti dal Signore in quello che facciamo, è un presente di amore, perché sappiamo che non si può essere bene, che Dio non si può aiutare dal Signore, è la decisione ferma di vivere il comandamento della vita. E qui passiamo alla seconda fase della parola che Dio ha ascoltato. La stanza superiore che è il segno di benedizione e di vita fecondo, che è un amore che è indicato per sempre. Sì, abbiamo preso, perché ho detto che un amore è indicato per sempre. Quando parliamo di questo luogo, come è triste, ecco, dopo ci capirà la benedizione. E lo dico solo per un passaggio di maggiore comprensione della parola di Dio. Come è triste guardare a questo luogo e pensare minimamente che possa diventare un segno di contesa. Una contraddizione. Quando non dovessimo pensare o far diventare un segno di contesa, è quella di Dio, sono passati nella storia di un'America, non sono passati in un recente, sicuramente anche nel passato. Di guardare a questo luogo che il popolo è indicato in tanti modi e vederlo non come un amore che è indicato per sempre, ma come il luogo di tutti. Se tutti i congolesi si riconoscono in questo luogo perché è sempre la presenza di non può essere mai, non può essere dove il comunismo. Deve essere un segno di una popolazione che nella solidarietà, nell'amore, lo è indicato. Ogni credo che ci sono è un atto di amore. Come ogni credo è nato della nostra pittrice, è un atto di amore del popolo, non solo della pittrice, ma è un atto di amore del popolo. Ogni pietra, ogni pennellata, solo un atto di amore. Per sempre, ma per sempre. Noi non possiamo solo affidare le generazioni, perché noi siamo una generazione che va e poi ci arriverà. È normale che sia così. Ma questo per sempre è sorretto dalla fedeltà di Dio. E il cielo è instabile la tua verità. E nell'antica alleanza di Israele, quando il popolo mostrava infedeltà e idolatria, Dio ha abbandonato il santuario. Quanti santuari che abbiamo nella mia alleanza che a un certo punto sono rimasti senza sacerdozio, senza
rimanere nella stabilità. E la stabilità che è il segno della sua verità. Una stabilità che è capace di collegare cielo e terra. Sì, più è in alto, più siamo sicuri che cielo e terra si collegano. Nel cielo e nel stabile della tua verità. La verità è il Signore. Non dobbiamo soltanto riconoscere questi punti come segno della sua verità e come segno dedicato alla nostra verità. Una verità che non è stabile perché si perde, ma non è stabile perché deve rispettare il cammino della vita. E qui siamo parlando della difficoltà. Noi che siamo stati battezzati nella morte di Cristo e partecipiamo alla tutta della sua redenzione, dobbiamo camminare con il lavoro. Quindi la nostra stabilità non è stabilità. La nostra stabilità è un cammino di vita nuova che però si muove nella fedeltà di Dio e che avanza nella fedeltà di Dio. Allora ecco, il santuario è sempre una presenza, collegamento con la cielo e terra, e luogo che si raggiunge con un cammino, possibilmente di penitenza, e da cui si riparte per un cammino di conclusione per la vita. Questa è la terza fase, la terza cosa che prendiamo questa sera. Così anche noi, viaggiamo, che veniamo qui a portare la presenza del nostro battesimo, possiamo camminare in una vita nuova. Dov'è l'unità di questa vita? E la unità è la Pasqua, ma la Pasqua ha il cuore, quello che Gesù ci ha ricordato nel Santo Vangelo, che non prende la propria voce e non mi segue, non è figlio di Dio. E prende la voce significa essere disposti sempre a perdere la propria vita. Quante volte ci siamo interrogati, abbiamo dato tante motivazioni spirituali e teologiche. Perché? L'immagine che noi vediamo in questo luogo. Perché non è più risolto con i segni della Pasqua e della Passione? Perché non è il crocifisso? Ma è l'adolescente. E l'adolescente perché il mondo è dato, la trasfigurazione, sono le relazioni della bellezza. Sono le relazioni della giovinezza di Dio e sono le relazioni della vera comunità del periodo che si fa con. Quindi l'adolescente è proprio l'uomo nuovo che cammina. E più conserva la presenza della sua adolescenza, più vive la comunità della Pasqua. Ma questa comunità però si vive in questa dinamica. La dinamica di perdere se stesso per gli altri, di moltiplicare il meglio della propria vita per gli altri, di riconoscere la presenza del Signore per l'altro, di accogliere l'altro per accogliere il Signore, di servire l'altro per servire il Signore, di dare tutta la propria testa all'altro per allenare il cuore di Dio. La ragione è eppure è disposto ed è pronta a legarsi per ottenere l'altro che non chiama la sua vita. Veramente Dio è grande ed è semplice. Lui che è gioia vive la felicità in quel bicchiere d'acqua che i suoi figli danno all'altro. Perché in quel gesto si riconosce la fraternità. E chi riconosce la paternità, anche se non lo dice esplicitamente, riconosce la paternità. Non si può riconoscere la paternità senza riconoscere la paternità. Chi sei? Siamo figli unici? E tante volte facciamo una lettura dei figli unici. Invece il vincente eterno del padre ha accettato di non farlo più, ma di dare
conserva in questa dinamica della massa. Nel diritto, nelle volontà dell'amore, anche della gloria. Intanto, siamo invitati a camminare nella freschezza di chi si muove, nella freschezza di chi alleggerisce con l'amore la stanchezza e la certezza della vita di Dio. Ecco per essere cristiani, quale messaggio che ho detto questa sera. Sì, il cuore è contento e gioioso, ci appropriamo di una bellezza che ci appartiene, ma attenzione, attenzione, è un cuore egoistico, è un cuore amare la vita della madre più di me, amare questo uomo la sua bellezza, esponendo Gesù Cristo, è peccato. Volevo vedere questo peccato, di amare questo uomo più di Cristo, solo perché mi rappresenta la nostra storia, la mia nostra identità, no! Questo luogo è bello, perché noi siamo gli adolescenti. E questo luogo è nuovo, perché noi vogliamo camminare nella vita. Sarà sempre bene, sarà sempre nuovo. E siamo anche capaci di lavorare con me. Se questo luogo non distribuisce alla gloria di Gesù Cristo. E allora tutto è bene. Guardiamo il Santissimo Salvatore. È bene, ma non ci crediamo neanche al Santissimo Salvatore. Chiudiamo gli occhi e pensiamo a quale Salvatore dobbiamo soccorrere, perché il fratello del suo bisogno è bello ed è più bello dell'immagine del Santissimo.
è per verificare il tuo nome, Signore. Sì, è per verificare il tuo nome, Signore. E il popolo è stato di Dio, e chi sia tutta l'umanità comincia della divinità. Terra che il secondo di là e di speranza teniamo. Sì, è per verificare il tuo nome, Signore. E i pastori della Chiesa, perché sappia la raccoglie di nuovo al Signore, e terra di Dio. E la santa convivente con la parola e con le grandi offriamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. E gli responsabili delle nazioni, degli organismi internazionali, perché senza conoscenza vera, ciò che loro ha fatto adesso, e non lasciano promuovere la selezione delle lame che offriamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. E quando ci adoperano ad adeguare le differenze umane, perché date la riconoscenza di Cristo, vedete il principio del cielo, vediamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. E noi figli di tocca la gloria, e diventiamo sicuri per essere Dio, in ogni stato di vita, che molti volte non c'è niente. Sia glorificato il tuo nome, Signore. La tua sapienza, o padre, ci aiuti a camminare e seguire, perché le vicende del mondo siamo sempre rivolte alla speranza, che splende in Cristo Signore, e gli viveremo nel secolo dei secoli. Amen. Oh,
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutto, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, è stato per voi e per tutti in redenzione dei peccati. Fate questo in memoria di Dio. Concedi la pace ai nostri corpi e con l'aiuto della tua misericordia, che
saremo sempre liberi da quei fatti e sicuri da ogni turbamento. E l'attesa che si compia la vera speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace e vivo la tua pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E non la vita in pace secondo la tua volontà. Tu credi a lei nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
Oh,
La divina Eucaristia che abbiamo preso e ricevuto, Signore, sia per noi il principio di vita nuova, perché unite a te l'amore proprio a tutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro, Signore. Amen. Organizzare così come erano le intenzioni del comitato,
Don Andrea. Ma Don Andrea Cagliari è una comunità milanese che è ancora un periodo complicato in particolare. Per quanto di tutto è alle spalle, non essere ancora più attenti e responsabili. Questo però non ha dopo, credo, la specialità della giornata, la sacralità e la solidità di questo. Io credo che idealmente il cuore dell'interno della milanese sia un vicino a noi. E la comunità milanese che risiede, sia per la festa, lo diceva il Signore, ancora di più, avrà un modo di seguire questa cerimonia di apertura, e soprattutto avrà modo nei prossimi giorni di tornare, per un motivo più, per tornare a Montella e visitare il santuario, quindi a andare anche le bellezze, che oggi a maggior ragione possiamo tutti ammirare. Don Andrea, io sono quindi veramente dispiace di questa cosa, perché ci tenevi tantissimo, come ho fatto nel review, quelli lì. Tu ci tenevi tantissimo, come ho fatto nel review, abbiamo fatto con le associazioni, con le forze dell'ordine, e avevi altre idee rispetto a questa giornata. Però capirai, veramente non mi ricordo la verità. Io in questi mesi, gli ultimi mesi, non posso più dire che sono ancora più delicato, che sono sembrate eccessivamente restrittive, e però il momento lo richiedeva. Io sono stato addirittura costretto a dire a persone che sono all'estero o che abitano in altri paesi di non poter partecipare ai funerali della congiuntura congiunta. Io credo che questa limitazione, questa restrizione che ci sta facendo, non ci andrà. La comunità montellese capirà e sicuramente avrà modo poi di partecipare a tutte quelle che sono le istituzioni della domani, soprattutto bene, ci saranno le accortezze ovviamente del caso. Io stasera approfitterei ancora per ringraziare la comunità Rapunzi, oggi rappresentata da un giudice di Paolo, che ha scopo per un pianto di quello importante di vicinanza alla nostra comunità. L'ho fatto ancora negli ultimi mesi questo periodo di pandemia. Lo faccio perché il maggiore di Paola a breve lascerà il servizio straordinario per il comando della compagnia Carabinieri. Ovviamente siamo dispiaciuti di questo. E nello stesso tempo però abbiamo il maggiore di avere la dichiarazione successo verso la nuova sede dove andrà a prestare servizio. Un ultimo pensiero, il messaggio va ai montelesi a tempo, a coloro i quali hanno vissuto con l'augurio e la speranza che presto verrà a tornare con Tella, appunto presso le loro famiglie, potranno ancora legarsi in questo luogo con cui noi siamo fortemente legati. Io credo, anzi no, sono sicuro, che durante i giorni in cui della pandemia, come me, tantissime montellesi hanno rivolto al santuario chiedendo un po' di tempo per superare le difficoltà. Pian piano stanno uscendo e quindi è questo il momento di gioia, di festa. Sicuramente era un momento anche di partenza, di rinascita. Questa riapertura oggi nella chiesa, al di là delle tavole, importanti lavori che sono stati fatti, sono bellissimi, rappresenta appunto un punto di ripartenza e di rinascita. Lo stanno in un bene con le cose. Grazie, io non ho un buon tempo. Grazie a te. Grazie.
non mi viene a me, necessitamo di questo, perché noi siamo
abbiamo cercato di pulire le nostre persone, che ci sono poteri, che accompagnate la comunità di un tempo, ma anche le altre. Diciamo che spesso il discorso di maggiore età, di maggiore rispetto, di maggiore sentito. Non so se ci siamo una sicurezza, non so se ci siamo e per questo non è dedicato anche i chiamati di questo strumento che si presenta la mia prima ricordo, tutti coloro che hanno dato per la prevenzione in questo periodo che ha dalla competizione penale, e anche alla protezione civile che possono andare a inserire qua. Grazie per avermi accompagnato spesso, che è un momento civile, e che se non c'è stato una prevenzione o se è un'eccezione di un'eccezione di ricordo, era solamente una finalità semplice, quello di garantire la tua vicinanza. Una comunità che è stata per la parola a un ottimo d'artista che è dove sono ricordati un grande ospite di prendere. Io cercherò brevemente di dire qualche cosa sui lavori che sono stati fatti. Sindaco, detto una cosa molto bella, è mai stato fatto. Io penso che la bellezza di questa sera è proprio il premio come è stato fatto. Si è ripetuto un po' quello che c'è stato all'inizio, quando è stato costruito questo qua. E ha visto certamente allora impegnate le maestranze locali che quello che sappiamo è che i punti storici in quell'epoca erano molto valido, pensiamo tutta l'arte del legno, tagliato, l'arte della pietra e anche ad altre realtà che erano presenti, i doratori, gli indoratori coloro cioè che sapevano usare le fonti d'oro per rendere le chiese splendenti, erano una ricchezza. E allora fu impegnato per costruire questo tempio, un tempio piccolo ma veramente prezioso. Il restauro ha cercato di riportare all'origine la realtà che era stata pensata e voluta dai padri che hanno costruito questo luogo. Allora, sicura necessità a un certo punto di ricorrere alla capitale del regno, Napoli, per trovare quello di il dopo una possibile rete, cioè un altare dentro di questo tempo. E sapete meglio di me la storia dell'altare, e come diciamo, la sapienza, il senso degli affari dei contadini sempre ottenere questo capolavoro. Anche per questo restauro, il Comitato contro il Corriere Arabo, della vita di Napoli, ha riportato allo splendore i lampadari, tutti gli argenti che vedete a decorrere, una collaborazione che ci ricorda l'importanza del lavoro manuale, del lavoro artigianale, e speriamo che questo sia anche capito e compreso dalle nuove generazioni per voler portare avanti questo patrimonio. Il restauro che cosa ha portato? Il restauro ha portato la luce. Io penso che questo sia il dato fondamentale che noi tutti apprezziamo. Ha riportato quella luce che era stata pensata per questo luogo, poteva essere altrimenti. Siamo sul tavolo. Leggendo il Vangelo noi sappiamo che gli apostoli restano abbagliati da una luce straordinaria quando Gesù si trasfigura dinanzi a loro. E quella luce è stata recuperata nella cronia ritrovata
nella luce più portata anche attraverso le nuove vendate, e dalla pubblicità non basta, perché come Paolo richiede, poi anche delle scelte che possono sembrare un po' aggravate, un secondo, forse non rispettose di un cammino che comunque ogni tempio santo porta su di sé. Anche qua si sono dovute togliere alcune cose, ma non per gettarle, ma anche lo spirito che oggi ci ha dato piede per conservarle e valorizzarle in una maniera diversa. Dicevamo un direttore, è importante di pensare anche a uno spazio museale che racconti la storia del santuario e raccoglie tutte quelle opere che testimonianze non possono trovare spazio in chiesa per tanti motivi, ma che devono essere comunque conosciute e apprezzate, perché sono sempre il segno della fede viva di questo luogo, di questa terra, come l'opera più difficile è stata quella di ritrovare la bellezza della decorazione del vissuto. Certo, ma non la dona si è apprezzata. Perché? Perché nella sensibilità di circa 40 anni fa, quando si interveniva in una chiesa come questa, si riteneva che il modo migliore per valorizzarla fosse quella di dipingerla tutta in bianco. Se voi vedete, forse magari qualcuno conserva pure qualche immagine, delle cartoline di 50-60 anni fa, i colori erano completamente diversi. Ogni epoca aveva un suo gusto. Negli anni 70-80, negli anni del Nord Europa, quando sono stati tutti i lavori, la sensibilità era quella di ricoprire tutto con una pittura ammogliata, perché si dice che in questo modo si valorizza la bellezza di Gesù. In realtà le chiese nascevano all'origine piene di colore, forse ancora molto più colorato come noi oggi vediamo questi stucchi, che sono stati ritrovati nella loro origine con una paziente opera di pulizia. Cioè si è dovuto piangare, togliere i vari spazi di cultura per trovare quello che era, diciamo, il lavoro iniziale. E poi questa valorità. Nulla è lasciato al caso. Da quest'opera, per esempio, di restauro, si è intuito che la parte più preziosa e preziosa doveva essere questa che sta dietro l'altare, che è quella più ricca di stucchi. Poi, quando ho trovato questo altare a Napoli, siccome è più grande lo spazio del costante, giustamente è avanzato. La donna è rimasta un po' in onda, ma per fortuna con la quale è stato, poi avrebbe modo di apprezzarne in particolare, è stata recuperata in tutta la sua chiesa. Ci sono ancora altre cose certamente da fare. La scelta, perché questa è un po' attardata, perché poi alla fine penso sia risultata significativa per quella di creare una cappella per la madre, la statua che era deposito, anche molto valorizzata, invece è molto bella. E nel contempo la statua del Cristo risorto, che ricordava, come diceva prima il direttore, che era stata realizzata per i caduti, portata all'esterno, diventa un segno forte proprio per ricordare. Magari prima molti entravano in chiesa e anche si accorgevano lo spazio, se non più conosciamo. Oggi invece tutti potranno ammirare il Cristo per il padre Francesco Augusto e leggendo la lapide posta nel basamento ricordare che tutti fanno la preghiera. Mi confesso che mentre entravamo in chiesa ho visto gallardetti e i dati dell'associazione combattenti accanto al Cristo, per me è stato emozionante.
perché ho visto subito un segno che è stato capito e trovato. E allora tutto serve alla fine per portare avanti quel cammino di comunità che penso sia uno dei tesori grandi di ogni momento. Sentirsi comunità, la volontà e l'esità è ben forte, ben radicata. Questo è un dono che va, diciamo, coltivato per poter realizzare opere belle. Io dico sempre, anche a Giuliano Maestro di Pro, che apprezzo con questo soprattutto perché i suoi artigiani sono veramente straordinari. Sono persone con le quali è piacevole lavorare, perché sono intuitivi, sono bravi, sanno concretizzare tutto il tempo porta nella mente, sono volenterosi, sono capaci, la capacità però che sono assolutamente opere per tutti. Ringraziamento di voi, ma vi ringrazio, tutti di essere qui a partire dall'arcivescovo, dai sacerdoti, le autorità e tutte voi. Certo, ho una sfida un po' in cuore, perché avrei voluto che questa celebrazione fosse ampiamente partecipata, ma con spirito credo che tutti i modelli si stringono a questo tempio. Eccellenza, due desideri che io portavo nel cuore già da anni. Uno è stabilire la bellezza di questo santuario, e il secondo era portare la madre del Signore, la madre del Salvatore, che era completamente assente da questa chiesa, se non con una vetrata. E ieri è stata portata ieri, ed è una presenza già rassicurante, rasserenante, perché ora è a custodia di questo tempio, e accanto al Figlio, e insieme al Figlio, guarda la nostra bandiera e intercede per la nostra parte. Abbiamo passato i mesi del Covid, del silenzio del lavoro, e ci siamo adoperati, e veramente ringrazio tutti coloro che mi hanno collaborato. Di una cosa mi sono reso conto, che i montecresi di ieri hanno dato la vita per questo tempo. Oggi tutto è più difficile, eccellenza. La sensibilità è cambiata e il secolarismo è arrivato anche nelle nostre terre. E si fa più difficoltà proprio a mettere insieme nel nome di Gesù Cristo Salvatore. Questo lo devo dire perché è la verità delle cose. Ma ci siamo riusciti. Ovviamente abbiamo restaurato le pietre. Ora tocca a noi restaurare lo spirito di questo santuario, la fede di ognuno di noi. Perché questo santuario nasce nel nome dell'acqua. Venite a me voi tutti e io vi insedierò. Ecco il messaggio del santuario. Tre segni io vedo in questo santuario, che mi ricordano un po' i segni di Lourdes, ma ci sono tutti. La roccia. Il santuario è sulla roccia, la roccia che è Cristo, dove noi ci appoggiamo. L'acqua, segno del battesimo, proprio l'altro giorno raccoglievo testimonianze sull'acqua del pozzo. Una tua figlia che da 50 anni l'acqua è ancora là, e mi fedeli, veramente per fede, ha detto più. Ecco, e poi la luce, ora ha riacquistato la luce di questo tempio. Una frase sempre mi tornava nel cuore, ed è un fatto biblico, quando Davide vuole costruire il tempio al Signore, noi non abbiamo usato l'altro, perché il tempio c'è, ma la frase mi colpisce quando manda il profeta Natan a dirgli: guarda Davide, il Signore dice, non sei tu a costruirmi il tempio, ma saranno lui a costruirti la casa. Ebbene, queste parole sono vere, perché questo tempio è la nostra casa.
e non è solo un fattore religioso, ma è culturale, è sociale, è radicato in ognuno di noi, in ogni mondo dell'essere. Di Montedesi noi abbiamo iniziato un'opera, l'abbiamo presa da chi ce l'ha lasciata e dai nostri antenati e dobbiamo continuare. Questo è solo l'inizio di questa nuova pagina che si apre nella bellezza di questo santuario, nella nostra fede, nella nostra devozione. In ogni momento pericoloso per la nostra patria, la nostra moneta, noi abbiamo preso questa sacra immagine di Gesù Cristo Salvatore e l'abbiamo scesa a Padre. Io spero che quando il pericolo sarà scampato, Vostra Eccellenza certamente ci darà il permesso per prendere questa immagine di Gesù Salvatore e portarlo a Padre nei grandi festeggiamenti per onorare e ringraziare non solo l'incolumità di questa terra, ma il nostro Salvatore. Ecco, possa risplendere sempre questo tempio al di là di noi, al di là della nostra poca fede. Io a volte mi ripeto sempre il canto del Salvatore, che veramente è una preghiera. Se è venuta meno la nostra fede, non è diminuita la sua misericordia. È vero, ci sono stati momenti difficili dove la nostra fede è stata tribolata dalle necessità della vita. Ma la sua misericordia oggi ci tiene qua, tutti uniti in nome di Gesù, che è morto di Monsignor Paolo Apostolici. Grazie. In ultimo, ecco, so che una volta mi chiederà, ma devo ringraziare, lo faccio per obbedienza al Vescovo, Don Narcisio. Don Narcisio è un fratello per me, anche mio padre, e devo dire grazie perché io non avrei usato, ma Don Narcisio mi ha spinto sempre, sempre, e dicevo no, se mi sta parlando, parla, e allora ti ha fatto veramente le lacrime. E poi il carcere di Montella, che devo dire mi hanno sostenuto e non solo con la loro vicinanza fisica, ma anche materiale. Grazie, grazie di cuore a tutti. Ringrazio per la benedizione. Nella benedizione ringrazio chi ha subito questa operazione attraverso mezzo della congregazione sociale. E ovviamente ringrazio di cuore della prestazione e il comitato del santuario. Ovviamente si affiancano, sostengono l'opera del lettore, consigliano e aiutano. E un grazie a tutti i lettori, però un grazie piccolo perché il lettore è un anno. Faccio un grazie grazie, poi la vedate che diciamo. Grazie a tutti, ma la piace il lavoro. Non comprendiamo che finisce il lavoro del campo materiale e anche di questa edizione spirituale. Allora, un piccolo grazie per tanti di più ragazzi italiani. Vi seguiamo bene. Signore sia con voi, e con il tuo figlio. Sia benedetto il nome del Signore, e con il nostro aiuto e il nome del Signore. E la Pasqua, Maria e la terra. E benedica Dio di potente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E vediamo grazie a Dio.